Priva di passerelle, inaccessibile alle persone diversamente abili, sporca, con pochi servizi e in alcuni tratti anche pericolosa. Non si presenta nel migliore dei modi la spiaggia libera situata al posto dell'ex Mednet sul lungomare Caio Duilio di Ostia. Lo stabilimento era stato demolito dal Campidoglio nonostante, come in seguito accertato dal Tribunale di Roma, il concessionario non aveva commesso abusi edilizi. Prima era uno stabilimento, c'era quel chiosco, tutta la passerella. Preferivi prima tu? Sì. Pronto, l'anno scorso è molto migliorato, c'è anche il guardiano, insomma, non so se ha messo il comune, però è zozza, non la puliscono, quello è il punto. Lei dice va anche bene, però andrebbe tenuta meglio. Beh, ma almeno la pulizia, lo vede anche lei, guardi un po' che roba, non è bello. Manca l'accorgimento. Abbiamo visto che lì ci sarebbe parecchio da fare, perché non c'è niente in definitiva, quindi benvenga qualsiasi intervento sia, diciamo, risolutivo a migliorare la situazione, perché certamente le persone disabili lì non ci accedono, assolutamente. Sono solo gradoni e poi una parte sterrata, ma comunque con un gradino praticamente. È una parte, diciamo, lasciata un po' così. Ci sono dei lavori in corso lì, ma non so poi finalizzati a che cosa, ma comunque certo non riguardano questa parte qua. Nonostante le criticità, c'è chi apprezza questo piccolo tratto di spiaggia, notandone gli aspetti positivi e soprattutto i miglioramenti apportati. Beh, certo, queste sono spiagge libere, i servizi non ci sono, però io spesso vengo qui, mi trovo bene, ma la gente si lamenta sempre. Qui si sta bene. L'anno scorso era brutto, quest'anno hanno spianato, hanno fatto un sacco di bei lavori, la gente si lamenta, ma si sta bene. Si sta meglio adesso perché Ostia ha bisogno di spiagge libere. Negli altri posti non esistono le cabine che uno da fuori non vede il mare. Infine, è spiegabile come, nonostante il divieto di balneazione, molte persone ignorino il cartello ben visibile situato proprio all'ingresso della spiaggia. Adulti, ragazzi e bambini si fanno serenamente il bagno, non curandosi del canale dei pescatori ad un passo. C'è tanto di cartello comunque. Però molte persone si fanno il bagno lo stesso, com'è possibile? È il menefreghismo, anche perché insomma il buon senso lo dice, là c'è il canale, dove c'è un canale, insomma voglio dire, non è acqua piovana, è un canale di scolo, così insomma non è il caso di farlo.